Benvenuti a 800 Oscuro. Inauguriamo la 12ª serie di 800 Oscuro con un tema molto interessante che coinvolge parecchie dinamiche di vicinanza che hanno caratterizzato la storia dell'umanità fin dalla notte dei tempi, ma che a partire dall'epoca della grande industrializzazione ha sempre più di frequente occupato maggiore spazio tra le storie di cronaca più nere di 800 e 900. Ci sono alcune caratteristiche comuni sui moventi che possiamo dedurre dai casi ottocenteschi: follia, disperazione e vergogna legate a un fallimento, oppure vendetta, di solito perpetrata da qualcuno che è vicino alla famiglia. Un parente, appartenente spesso al nucleo familiare colpito, ma anche un vicino, un amico, un socio. La prima vicenda che vi racconto è piuttosto nota e nel corso del racconto scoprirete come anch'essa può essere riferita a uno di questi casi. Ci accompagna nel viaggio di oggi la splendida musica di Megale, poliedrica artista che vive in una casa nei boschi, da dove negli ultimi anni produce e compone musica elettronica eterea e raffinata. È il momento di entrare nel vivo e per contestualizzare l'ambiente in cui avvengono i fatti ci spostiamo con la mente alla fine del XIX secolo in un'area rurale nel nord degli Stati Uniti, precisamente nel Missouri. Ci troviamo nella contea di Linn, fondata nel gennaio del 1837. Poche migliaia di abitanti, paesaggio caratterizzato da praterie ondulate inframmezzate da boschi e ricco di fiumi che la attraversano, per poi sfociare nel Grand River. È una tiepida mattina di maggio del 1894, quando a Milan, piccolo villaggio della contea, la signora Carter sente bussare alla sua porta, un suono delicato ma continuo. Non aspetta nessuno e sta sistemando casa facendosi aiutare dai suoi figli, tutti sotto i 10 anni, e mattina molto presto. Con un po' di titubanza va ad aprire la porta e si trova davanti Nellie, la figlia dei vicini. La bimba, di soli 6 anni, ha un aspetto terribile. I suoi vestiti sono sporchi e strappati. Il suo viso è coperto di terra e sangue e una profonda ferita le attraversa la fronte. La signora Carter la fissa incredula, chiedendole cosa sia successo. La bimba, con un filo di voce e un discorso qua e là incomprensibile, riesce piano piano a farsi capire, spiegando alla vicina che la notte precedente qualcuno aveva ucciso i suoi genitori e le sue sorelline minori. E spiegando anche che lei era riuscita a scappare perché gli assassini pensavano fosse morta. La signora Carter sa che il marito John è nei campi a lavorare, lontano da casa, e non può lasciare i bambini più piccoli da soli. Chiama allora suo figlio maggiore Jimmy, di 9 anni, e gli chiede di andare lui a controllare cosa ci fosse di vero in quella storia incredibile e spaventosa. Jimmy va e torna non molto più tardi, dicendo che in casa non ha trovato nessuno, solo la nonna, che non ne sa nulla. E allora Nellie, che ricordiamolo aveva una ferita grave sul capo, che decide di accompagnarlo in un pagliaio non distante dalla fattoria, dove in una buca poco profonda giacciono i corpi dell'intera famiglia Mix. Il capofamiglia Gus Mix, di 33 anni, la moglie di Laura, di 30 anni, che al momento della morte era incinta, e le piccole Hattie, di 4 anni, e Mary,
di soli 18 mesi. Jimmy torna di corsa dalla madre e le dice del ritrovamento. Ha ora un ultimo compito, quello di andare ad avvisare gli uomini del vicinato affinché chiamino la polizia e vadano a loro volta alla fattoria dei Mix per controllare la situazione. Mentre il piccolo Jimmy si dirige sulla via principale, incrocia George Taylor, intento a preparare il suo campo per la rattura. Tutto d'un fiato gli racconta dei corpi e Taylor lo prende con sé, portandolo a casa sua e dicendogli di aspettarlo mentre sistemava i suoi cavalli e avvisava suo fratello William. Torniamo per un attimo a qualche anno prima. C'è una giovane coppia, non molto ricca, anzi piuttosto umile, che sta cercando di portare avanti il sogno della sua vita. Sono fittavoli in una fattoria di proprietà di due fratelli molto stimati nella zona, i Taylor. Lavorano nei campi con dedizione e tanta fatica quotidiana, ma anche con la certezza di poter vivere in modo dignitoso mentre i componenti della famiglia crescono di numero, splendide figlie che un giorno li aiuteranno e che magari, raggiunta l'età da marito, sposeranno un uomo benestante. I due sognano un giorno di poter riscattare un piccolo spazio di terra da lasciar loro in dote. I padroni della fattoria sono tra i cittadini più ricchi e noti del Missouri nordorientale. William Taylor si è laureato alla Missouri University School of Law, diventando avvocato. Aveva prestato servizio all'Assemblea Generale del Missouri e poi aveva lavorato per la People's Exchange Bank a Browning. Ma all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento, il motivo della loro notorietà si era ribaltato. Qualcuno aveva scoperto che i Taylor non avevano acquisito la loro ricchezza attraverso il lavoro onesto, bensì con l'inganno e la truffa. Avevano redatto falsi assegni e furono anche incriminati per falso, incendio doloso e furto di bestiame, perpetrato nei confronti di una famiglia del posto, i McCullough. Per quest'ultima accusa era finito nei guai anche Gus Meeks. Era una persona semplice, molto semplice, tanto che per aiutare i padroni aveva finito per compiere azioni contrarie alla legge. Era stato arrestato e messo in prigione. Il governatore, però, aveva avuto un'idea, dando a Gus una chance. Lo graziò con la promessa di testimoniare contro i fratelli Taylor. Tutto ciò era avvenuto circa un mese prima del massacro. Come potete immaginare, i Taylor erano ansiosi di sbarazzarsi di Mix e gli offrirono ben $1,000 se avesse lasciato la zona, promettendogli soldi e un carro per la fuga. Torniamo ora alla piccola Nelly, la bimba sopravvissuta. Quando le forze dell'ordine avevano raggiunto la scena del crimine, avevano trovato i cadaveri nella fossa e il medico legale aveva accertato che la signora Mix aveva abortito al momento della sua morte. Anche il feto era stato recuperato dalla tomba improvvisata. Sia lei, sia il marito, sia la piccola Hattie erano stati uccisi a colpi di arma da fuoco. La figlia minore Mary e Nelly erano invece state colpite con una pietra e Mary, a differenza della nostra Nelly, era morta subito. Quando Nelly finalmente fu portata da un medico, aveva raccontato cos'era successo. «Stavamo salendo su per la collina», raccontò. «L'uomo senza baffi aveva detto di avere freddo ai piedi ed era sceso per camminare lungo il lato del carro. Ma poi ha sparato papà e papà era saltato giù e aveva iniziato a correre. Poi mamma aveva urlato cercando di saltare giù a sua volta e hanno sparato a lei e a mia sorella. Poi mi hanno colpito in testa e mi sono addormentata». Quando era stata gettata fuori dal carro nei pressi del fienile, la bimba aveva ripreso conoscenza e fingendo di essere morta aveva sentito i due uomini tentare di appiccare il fuoco ai covoni di paglia. «Quando uno dei due mi aveva buttato nella paglia, quello coi baffi mi diede un calcio sulla schiena e mi buttò una grande coperta pesante sopra. Poi disse:
Ora sono tutti morti quei dannati figli di puttana. Mi hanno coperta con altra paglia e non riuscivo a respirare bene. Li sentii dire che la coperta forse non avrebbe bruciato come volevano, perché era difficile farle prendere fuoco. Grazie alla fortuna e all'istinto di sopravvivenza di Nelly, la ricostruzione da parte del coroner e poi delle forze dell'ordine fu abbastanza rapida e scontata. I Taylor, la sera del 10 maggio, erano andati alla fattoria per prelevare gas, con la promessa di dargli denaro e farlo fuggire. La moglie però aveva subodorato qualcosa e, temendo che se lui fosse partito da solo loro lo avrebbero ammazzato, impose che tutta la famiglia salisse sul loro carro. Non ritenevo ovviamente possibile che i Taylor sarebbero stati capaci di ucciderli tutti quanti, tantomeno le bambine. E invece il massacro era avvenuto poco dopo la partenza, quando ancora il carro dei Taylor era nei loro terreni e l'arrivo del piccolo Jimmy aveva solo accelerato la fuga dei colpevoli. Furono organizzati gruppi di inseguimento da tutte le contee circostanti e già il sabato sera 500 uomini erano sulle tracce dei Taylor. Furono utilizzati anche dei segugi e lunedì successivo oltre 1000 uomini ben armati erano a caccia dei fratelli omicidi. La notizia si diffuse in tutti gli stati limitrofi. Un mese dopo, nel giugno del 1894, il gestore del Gleason Hotel, un albergo di Batesville in Arkansas, oltre 600 km di distanza, riconobbe i Taylor e telegrafò allo sceriffo Barton della contea di Linn. Subito vennero indirizzati i cacciatori di taglie in quell'area e i killer vennero arrestati, per essere poi subito riportati in Missouri. Provarono a proporre il pagamento di una cauzione di $50,000 ciascuno, ma l'offerta venne rifiutata e i due fratelli furono rinchiusi in carcere in attesa del processo. La gente del Missouri li odiava profondamente e cercava vendetta, sia per le truffe passate, per le quali non erano mai stati puniti, sia per la strage che avevano perpetrato dai Mix, tanto che il treno sul quale li stavano trasportando dovette essere deviato verso una cittadina vicina, St. Joe, dopo che lo sceriffo era venuto a sapere di una grande folla, si parla di oltre 250 uomini, che li stava aspettando a Brookfield pronta a linciarli. Passarono in carcere qualche mese e poi fu avviato il primo processo, che si svolse nel mese di marzo a Carrollton, comune limitrofo della contea di Carroll. Diversi testimoni affermarono di aver sentito i Taylor minacciare Gus e la madre di Mix, che viveva con la famiglia ma era rimasta a casa la sera della fuga sfociata in omicidio e che aveva scoperto della strage solo quando era passato il piccolo Jimmy a cercare informazioni. La signora aveva raccontato delle sue paure, della convinzione che i fratelli volessero ucciderlo. Aveva anche consegnato al procuratore una lettera, scritta guarda caso su carta intestata della Exchange Bank di Browning, in cui William Taylor lavorava. Il figlio l'aveva ricevuta il 10 maggio, giorno dell'omicidio, nel primo pomeriggio, e riportava un messaggio che gli comunicava di tenersi pronto per le 10 di quella stessa sera. Alcuni abitanti confermarono che era proprio la scrittura di William. Altri testimoniarono di aver sentito 5 spari e di aver visto passare il carro dei Taylor quella maledetta notte. In sostanza, l'omicidio era stato compiuto mentre il carro risaliva la collina Jenkins, a breve distanza da Browning. Su un lato della strada, dove erano caduti i corpi colpiti dai proiettili, erano state rinvenute grandi pozze di sangue e materiale cerebrale nell'erba, oltre alla pistola con 3 camere vuote e la pietra con cui erano state colpite le bambine. I corpi erano stati caricati sul carro e trasportati per circa 3 chilometri, arrivando in un campo dei Taylor, per poi raggiungere attraverso il terreno un vecchio fienile con alcuni covoni di paglia, dove era già stata preparata una fossa piuttosto piccola, profonda solo 30-40 centimetri, che probabilmente doveva accogliere un solo corpo.
La mattina dopo, quando Jimmy aveva accompagnato Nelly laggiù affinché gli mostrasse i corpi, la coperta di lana stava ancora bruciando molto lentamente. E quando poi il coraggioso ragazzino aveva incontrato George Taylor, lui in realtà era al campo con l'erpice proprio per cancellare le tracce lasciate dal carro. Un testimone lo aveva involontariamente incrociato durante la successiva fuga, quando George era andato a recuperare il fratello per poi volatilizzarsi con lui. Un particolare che aveva scandalizzato ulteriormente il pubblico fu che i Taylor avevano anche derubato i coniugi prima di abbandonare i cadaveri, a partire dall'orologio di gas e portandosi via la borsa con gli indumenti di ricambio. Anche se le prove erano circostanziali, infatti non fu trovato loro indosso nulla che potesse essere ricondotto ai Mix, c'erano pochi dubbi sulla colpevolezza degli imputati. Tuttavia, dopo 2 giorni di deliberazione, la giuria aveva a malincuore riferito di non aver raggiunto l'unanimità. Stavano a 7-5 per la condanna. E la motivazione non era solo l'incertezza sulle prove. 2 di loro, che avevano votato per l'assoluzione, confesseranno in seguito di aver ricevuto una mazzetta di $750 per salvare i ricchi fratelli dalla forca. Il secondo processo ebbe inizio a luglio. Questa volta l'accusa decise di limitarsi all'omicidio di primo grado di Gus Mix. Era più difficile dimostrare la premeditazione degli omicidi della moglie e delle bambine. Durante entrambi i processi, Nelly fu affidata al procuratore Pierce e sua moglie. Anche se non venne mai chiamata a testimoniare in nessuno dei 2 processi, la bimba presenziò sempre e talvolta, durante le udienze, si arrampicava sulle ginocchia del procuratore e rimaneva lì, abbracciata a lui, ad ascoltare. In quei giorni, tra un processo e l'altro, la bimba venne anche invitata a raccontare pubblicamente la sua storia, attirando grandi folle di curiosi. Il 2 agosto 1895 la giuria raggiunse finalmente un verdetto di colpevolezza. Ci misero solo 1 ora e mezzo. I Taylor fecero appello alla Corte Suprema del Missouri, ma la condanna venne confermata. George e William Taylor vennero condannati a morte per impiccagione e la data fu fissata per il 30 aprile dell'anno successivo. L'11 aprile del 1896 però i fratelli Taylor evasero dal carcere di Carrollton. Riuscirono a forzare una sbarra della loro cella, salirono sul tetto e si aiutarono con un lungo tubo per scendere dall'altra parte e scomparire nei campi. Solo 1 dei 2 però venne ritrovato e catturato quasi subito. Era William, il laureato. Venne condotto prima a Kansas City, dove fu tenuto in custodia fino al giorno dell'esecuzione. E alle 11 di giovedì 30 aprile, di fronte a una folla di centinaia di persone, fu impiccato. Lasciò anche una breve memoria, che vi leggo. Al pubblico, ho solo questa dichiarazione aggiuntiva da fare. Non dovrei soffrire come sono costretto a fare. Pregiudizio e spergiuro mi hanno condannato. Con questa condanna mia moglie rimarrà vedova e sola, i miei bambini orfani in questo mondo crudele. I miei fratelli e i pochi amici rimasti piangeranno e a causa vostra i miei anziani genitori moriranno di crepacuore prima del dovuto. Piccola nota, il padre di William aveva 54 anni. Aggiunse anche, è colpa della rabbia della folla. Avevo sperato di vivere almeno fino a quando la gente per bene non si fosse resa conto dell'ingiustizia commessa contro di me. Ma così non è stato. Mi sento preparato a incontrare il mio Dio e ora volo verso il grande ignoto, dove credo che ognuno sarà giudicato nel modo corretto. Spero che i miei amici mi incontreranno di nuovo in paradiso, dove sono certo che mi troveranno. Addio a tutti. Non fu rimpianto. Tutti si scordarono presso di lui e di suo fratello, del quale scomparve ogni traccia per sempre. Solo la sua famiglia rimase convinta della loro innocenza. In ogni caso, i poveri resti della famiglia Mix furono sepolti insieme nel cimitero di Booth, contea di Sullivan, dove abitava la nonna di Nelly, che l'aveva adottata e con la quale Nelly crebbe. Migliaia di persone vollero assistere ai loro funerali, portando il loro omaggio alla sfortunata coppia. La nostra coraggiosa bimba divenne adulta e trovò presto marito. Sposò un ragazzo del luogo, Albert Spray. Nelly però, purtroppo, se ne andò molto giovane,
nel 1910 ebbe complicazioni nel parto e fece appena in tempo a dare alla luce sua figlia e chiamarla Hattie, come la sua amata sorellina. Morirà di lì a poco, a soli 24 anni. Prima di lasciarvi, ancora un grazie particolare a Megale per averci prestato alcuni dei suoi brani. Nella descrizione dell'episodio e sul post Instagram tutti i suoi riferimenti per poterla ascoltare o conoscere di più. Ci sentiamo al prossimo episodio.